secondi, più 6, Bargnani continua a trasformare, ventesimo punto, primo ventello per lui nei playoff del campionato italiano. Bulleri ancora, il tiro da lontanissimo, non prende niente Massimo Bulleri, e si finisce quindi con la Benetton che mette in carniere gara 1 del quarto di finale playoff. 81 Benetton, 83 Benetton, 76, 83 a 76 il risultato finale. Per Milano, poi si alza con la bullerata, tiri che possono sembrare scellerati per gli esseri umani, quando li prende Bulleri molto spesso trovano il fondo della retina. Se vogliamo vincere dobbiamo farle meno, e soprattutto noi dobbiamo avere un altro atteggiamento più tranquilli, più positivi. Si sbagliano, dall'altra parte dobbiamo sapere che c'è una difesa che ci aiuta, e invece in questo momento forse ci manca quello, quindi non ci dà quella tranquillità in attacco. Milano sono così, sono partite molto sporche, molto fisiche, dove magari qualche contatto ti fa perdere un po' di ritmo da una parte o dall'altra. Lo sapevamo, sono tutte partite così. Thank you.
La schiacciata di Joseph Blair direi che chiude i conti e Treviso vince gara 3, 77-70, si porta 2-1 nella serie e preserva il fattore campo. Che potremo riuscire a esprimere il nostro gioco veramente in una maniera migliore che le ultime due volte quando siamo venuti qua e cercheremo di lottare fino alla fine per portare a casa la vittoria. Tutti sanno quello che è successo l'anno scorso, chi ci vuole pensare ci pensa, chi non ci vuole pensare pensa ad altro. Molto più energia di noi, molta più voglia di vincere, molto più aggressivi di noi, quindi in una partita come questa questi fattori sono fondamentali. E come si trova la voglia di vincere in 15 minuti? Si deve trovare per forza, abbiamo ancora 20 minuti e dobbiamo farcela, cercare il modo, il cammino per mettere in difficoltà. Noi sappiamo, quindi dobbiamo solo metterlo in pratica.